E allora andiamo a Roma, dove torna per il secondo anno consecutivo il premio internazionale per la leadership e la benevolenza Joaquín Navarro Valls. Torna appunto questo pomeriggio a Roma presso la sala della Protomoteca dei Musei Capitolini, dedicato appunto ad un grande uomo di comunicazione e di fede. E ne parliamo questa mattina con il presidente della Biomedical University Foundation, il dottor Alessandro Pernigo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie mille Grazie per aver trovato qua. un po' di tempo da dedicarci, nonostante la giornata impegnativa, perché appunto a poche ore dall'inizio della seconda edizione del premio Joaquín Navarro Valls. Ecco, ci racconti qual è l'obiettivo di questo premio, di questo evento? Grazie, grazie a voi per l'invito, è un piacere per me essere qui. L'obiettivo, noi quello che vogliamo fare è unire due cose, ricordare la figura di Joaquín Navarro Valls, che per noi è stato un cofondatore della nostra Biomedical Foundation. Lui, quando ha lasciato l'incarico nella sala stampa intorno al 2007-2008, si è avvicinato al campus e gli piaceva un po' quelle che sono le finalità della nostra università, del nostro policlinico, il fatto di mettere la persona al centro, sia esso uno studente, sia esso un paziente. E per questo appunto ha voluto essere vicino alla nostra struttura e a lui stesso ha promosso la creazione di questa fondazione che ha l'obiettivo di sostenere nel tempo l'Università Campus Biomedico e il suo policlinico e promuoverla anche a livello internazionale, viste le sue conoscenze. Noi quindi quello che vogliamo fare è ricordare Joaquín Navarro Valls. E allo stesso tempo ricordarlo legato ad un aspetto che a lui era molto caro, cioè il fatto della leadership e della benevolenza insieme. Lui stesso aveva approfondito il tema della benevolenza proprio perché gli interessava studiare a fondo qual è il motivo per cui le persone sono spinte a fare il bene. E diceva appunto la benevolenza è qualcosa che nasce dall'interno e che migliora l'uomo, alla fine lo rende migliore. E allora, alla luce un po' di queste sue caratteristiche, abbiamo voluto fare questo premio per la leadership e la benevolenza, ricordando lui, con l'idea di che la sua memoria possa protrarsi nel tempo, trovando persone che incarnano questi valori al giorno d'oggi nella nostra società e allo stesso tempo legare a questo evento anche una raccolta fondi, un atto di benevolenza vero e proprio, una raccolta fondi per le borse di studio o per gli studenti meritevoli e meno abbienti, quindi per dargli l'opportunità di studiare anche a loro. Quest'anno il premio, ricordo che lo scorso anno è stato consegnato all'imprenditore umbro Brunello Cucinelli. Quest'anno il premio raddoppia e i riconoscimenti si sono in qualche modo, ecco, distinti. Ci sarà un profilo senior e uno junior, è così? È così, infatti abbiamo voluto quest'anno raddoppiare il premio perché abbiamo pensato che c'è bisogno anche di dedicare uno spazio ai giovani, perché i giovani sono il futuro e i giovani in qualche modo sono sempre alla ricerca di modelli. Allora, quando uno pensa alla leadership viene da pensare sempre a persone che hanno già raggiunto una certa età, una certa posizione, che esercitano attraverso il loro lavoro professionale e allora alcune volte i giovani magari possono vedere una certa distanza. Vogliamo in questo modo presentare dei modelli invece di persone giovani che, nonostante la loro giovane età, hanno già saputo interpretare in qualche modo un ruolo di leadership e di benevolenza allo stesso tempo. E quindi quest'anno per la prima volta abbiamo introdotto anche il premio Giovani. Eh beh, una bella novità. Dottor Pernigo, quando si parla di Joaquín Navarro Valls non si può fare, non fare riferimento al pontefice del quale è stato per tanto tempo, ecco, appunto, portavoce San Giovanni Paolo II. Vediamo questa immagine bella, solare, ecco, entrambi sorridenti. Chissà che cosa si sono detti in quel momento, chissà cosa l'uno ha detto all'altro o viceversa. E lei ha avuto modo di conoscere personalmente Joaquín Navarro Valls e aggiungo, questa è una domanda che non ci siamo preparati, se ha avuto modo anche di conoscere Giovanni Paolo II? Sì, ho avuto la fortuna di conoscere entrambi.
E chiaramente con Giovanni Paolo II sono state occasioni un po' più pubbliche, però insomma ho avuto la possibilità di stringergli la mano, di scambiare due parole anche con lui. Con Joaquín Navarro Valls ho avuto il privilegio, posso dire, di aver passato tanto tempo con lui, perché proprio in quegli anni lì in cui lui si avvicinava al campus, io in quel periodo ero segretario generale dell'università, e quindi diciamo lui veniva e passavamo del tempo insieme per chiacchierare, raccontare cose del campus, parlare degli sviluppi futuri. Poi mi diceva andiamo a pranzo. E allora andavamo a pranzo, alcune volte era insieme al presidente dell'università, altre volte eravamo anche solo io e lui, e andavamo semplicemente a mensa insieme ai ragazzi, gli studenti universitari, perché lui così gli piacevano le cose semplici. E in quell'occasione, quando smettevamo di lavorare, poi lui si apriva e iniziava a raccontare aneddoti anche su Giovanni Paolo II, per cui quella scena lì in cui sono loro che sorridono non mi stupisce, perché effettivamente da quello che mi raccontava c'era tra loro un'intesa anche umana e un senso dell'umorismo che era qualcosa di molto particolare, veramente molto, alcuni aneddoti molto, molto belli, e li ricordo ancora, che evidenziavano questa sua capacità di avere un'intesa così immediata con Giovanni Paolo II. Sarei tentata di chiederle un aneddoto da raccontarci, ma non so se, come dire, vuole aprire il cassetto dei ricordi o vuole tenerli giustamente per sé. No, se vuole, uno, tra l'altro, è raccolto anche nell'ultimo libro dei ricordi di Joaquín Navarro Valls, che veramente è simpaticissimo. Una volta che Giovanni Paolo II va a fare un viaggio nel sud-est asiatico, adesso non ricordo bene quale paese, e avevamo fatto già tutto il piano di viaggio, era un volo all'Italia. A un certo punto arriva il diniego da parte del governo cinese di sorvolare i cieli della Cina. E quindi c'è stato tutto un cambio improvviso del piano di volo, e quindi chiaramente un volo più complicato, più lungo, perché ho dovuto fare un tragitto diverso, meno diretto. E in quel caso si sono trovati sull'aereo, c'era Giovanni Paolo II e Joaquín Navarro Valls seduto di fianco come sempre, e molti giornalisti. Allora, Joaquín Navarro Valls, prima che inizi l'intervista, perché sapeva che era una situazione tipica di intervista in cui i giornalisti facevano domande, immaginando che avrebbero potuto domandare qualcosa al Papa su questa cosa del cambio di piano di volo, Joaquín Navarro Valls prese il microfono dalle mani, che c'era già nelle mani di Giovanni Paolo II, e dice: se le chiedono qualcosa sul piano di volo, noi non c'entriamo, dipende dall'Italia. E infatti la prima domanda che arriva è dire: Santo Padre, ma che commenti ha da fare sul fatto che c'è stato questo cambio del piano di volo, eccetera, eccetera, il governo cinese? E Giovanni Paolo II, con un'intesa incredibile e molto spirito dell'umorismo, prese il microfono e disse: io non so quali siano i rapporti tra Alitalia e il governo cinese, però evidentemente lì c'è qualche problema. E chiaramente tutti iniziarono a ridere, e la tensione si dileguò, ma proprio si capiva che tra loro c'era questa intesa. Che meraviglia, grazie davvero anche per questo, come dire, fuori programma. E intanto vorrei ricordare appunto che questo pomeriggio ci sarà il premio Navarro Valls presso la sala della Protomoteca dei Musei Capitolini a Roma alle ore 18 e vogliamo dare qualche altra indicazione. Vorrei appunto, e approfitto anche per salutarla, ricordare che a presentare la serata ci sarà una collega giornalista nonché amica di San Giovanni Rotondo e di Padre Pio TV, che è la giornalista Safiria Leccese. Bene, no, sì, possiamo dire che l'evento, diciamo, prevede, oltre all'intervento del vice sindaco di Roma, in rappresentanza del sindaco che ci ospita in quella splendida sala, prevede l'intervento di De Bortoli con, diciamo, proprio un'applosione sulla leadership e sulla benevolenza. Poi avremo un momento di tavola rotonda in cui abbiamo voluto invitare persone che sono stati colleghi di Joaquín Navarro Valls, per cui ci sarà Alberto Michelini, ci sarà Valentina Alazraki e ci sarà anche Alessandro Gisotti. E dopodiché ci sarà poi la vera e propria cerimonia di premiazione, non posso ancora svelare i nomi dei premiati, con, diciamo, degli interventi anche da parte loro per raccontare come hanno vissuto la leadership e la benevolenza nella loro esperienza di vita e professionale. Bene, allora vi E seguiremo. Sì.
Il tutto sarà trasmesso anche in streaming, per cui per chi non può essere presente in sala, data la disponibilità scarsa di posti, però sarà possibile la diretta streaming. Su quale sito, dottor Pernigo? Su YouTube, se vedete sul nostro profilo LinkedIn della Biomedical University Foundation, c'è una pubblicazione che mette in vista qual è l'indirizzo YouTube dove faremo lo streaming. Benissimo, allora noi seguiremo l'evento questo pomeriggio, così domani mattina potremo svelare, dare appunto i nomi dei vincitori. Grazie di cuore al dottor Alessandro Pernigo, presidente della Biomedical University Foundation. Ricordiamo premio Navarro Valls, valore a chi sceglie l'inclusione. Grazie per essere stato con noi, grazie per averci dedicato il suo prezioso tempo e alla prossima occasione. Grazie. Grazie. Allora, noi ci fermiamo, 9:43, andiamo in pubblicità e poi subito dopo torneremo insieme con un appuntamento, potremmo dire, immancabile del nostro Just Today, che sono le parole di Don Francesco Armenti. Stiamo andando a rivedere e a riproporvi alcune delle puntate più significative di questa stagione di Dritto al Cuore. Pubblicità e Don Francesco Armenti.